Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo nel canale di NetGate ADV. Oggi abbiamo qua un pochino di allestimento sul set perché volevo farvi vedere come montare e smontare un cerchio utilizzando il Rabaconda. Questo strumento qua l'abbiamo appena acquistato perché sinceramente mi ero un po' stufato di fare i lavori da certosino con le leve lunghe 5 cm a casa. E questo strumento qua viene tanto millantato per essere molto comodo. Allora, io l'ho montato da un quarto d'ora. Ammetto che ho già fatto una prova veloce per verificare se riuscivo a montare la gomma decentemente per non fare figuracce. Qualcosa di dignitoso è uscito, quindi adesso ci riproviamo insieme. Allora, appoggiamo il cerchio che gentilmente ci ha offerto Bar Tubeless. Speriamo di non distruggerglielo. E oggi montiamo una Mitas, una Dakar 09. Questa gomma qua tra l'altro è estremamente dura di carcassa, perché rispetto alle Anlas che uso solitamente è molto 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 dura. Infatti per il Sealant Reference sono anche curioso di vedere come si comporta. Ovviamente va un pochino ingrassata sul bordo col il grasso siliconico, quello fatto apposta, o il sapone per il montaggio dei pneumatici. E niente, qua ci sono le leve, vediamo un po'. Allora, semplicemente bisogna puntarla dietro e dopodiché per il montaggio si usano le leve. Questo è molto comodo perché poi lo incastri qui. Allora, per il montaggio il Rabaconda serve relativamente, cioè ti fa lavorare comodamente, però non è molto diverso dal montarlo con delle leve basta a terra. La prima parte della gomma è già dentro, quindi come si può vedere è proprio già stata inserita completamente. Allora, fate sempre attenzione a far lavorare la gomma all'interno del canale, perché sennò non riuscite poi a montarla nella parte finale. Adesso cerco di fare con calma perché non voglio rovinare il cerchio. Quindi aggiungiamo un'altra leva. Ok. Adesso con l'ultimo colpo di leva, sempre stando attenti a non rovinare il cerchio, la gomma è dentro. Perfetto. Allora, così la gomma è montata. Ovviamente adesso smontarla sarà molto facile perché non è neanche ancora stallonata sul canale. Comunque per smontarla adesso facciamo così, la smontiamo dal contrario, da dietro, dove il tallone è già andato praticamente quasi tutto in battuta. Quindi andiamo un po' di più a simulare una gomma, diciamo, in esercizio, cioè che è esausta, che va consumata. Qui entra in gioco proprio lo strumento Rabaconda. Allora, prima di tutto si fa questo lavoro di leva per far sì che si possano ospitare le leve all'interno del canale. Allora, mi raccomando una cosa, se avete il trattamento Bar Tubeless, state attenti a non rovinare il trattamento interno con le leve, quindi un pochino di attenzione, diciamo. Dopodiché adesso, i cerchi che utilizzo in gara o comunque quando sono in giro, queste cose di solito non le faccio, però cerchiamo di limitare un po' i danni nel non rovinare i cerchi, quindi metto magari questo straccetto, vediamo se... Allora, quindi solitamente servono tre leve, quindi lo inseriamo dentro, leva 1, leva 2, leva 3. Ok, le tre leve sono inserite, quindi leva 1. Thank you.
leva 2 e leva 3. Perfetto. Ora, molto semplicemente, dobbiamo girare la gomma, ed è qui il bello del Rabaconda. Allora, in questo caso si è già stallonata di qui, ovviamente se fosse stata una gomma in esercizio era ancora incollata, poco male, perché con questo strumento qua fai una leva incredibile e la gomma salta giù subito. Ecco fatto. Molto molto comodo. Quindi adesso, anche quando abbiamo da cambiare le gomme, lo facciamo rapidamente. Poi queste leve qua sono serie perché non rovinano i cerchi e hanno una bella leva. Ragazzi, se avete dubbi, domande o perplessità sull'uso di questo strumento, ripeto, l'abbiamo appena comprato, ci stiamo ancora un po' giocando, però è uno strumento che sicuramente farà parte dell'officina. Scriveteci nei commenti quello che pensate, se lo conoscete, se ne avete uno simile o altro. E mi raccomando, iscrivetevi al canale di YouTube, che stiamo valutando se lanciare in queste settimane, e soprattutto i canali di Instagram @netgateadv e la pagina di Facebook. Io vi saluto, al prossimo video. Ciao ciao!